Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2016, raccolta differenziata. Oggi parliamo di alluminio. L'alluminio è un metallo estremamente versatile, e nell'ambito del riciclo è un metallo che può essere riutilizzato virtualmente infinite volte, basta rifonderlo e riutilizzarlo. Il pregio del riciclo dell'alluminio è che invece di dover estrarre il minerale di base, che è la bauxite, e fare tutto il trattamento per ottenere l'alluminio, facendo il riciclo si riesce a risparmiare fino al 95% di energia rispetto a quella che si usa per produrre alluminio dalla bauxite. L'alluminio viene utilizzato per contenere alimenti, la cosa più tipica che mi viene in mente sono le classiche lattine di alluminio che contengono bevande, e inoltre viene utilizzato tantissimo in ambito industriale, perché è un metallo diamagnetico, è un metallo molto solido, è un metallo che conduce corrente elettrica, appena esposto agli agenti atmosferici crea una piccolissima patina di ossido che lo protegge dalla corrosione, quindi, come ripeto, è veramente estremamente versatile. E inoltre, come ripeto, il pregio è che è un metallo, quindi uno lo fonde e lo riutilizza veramente infinite volte. Nella vostra città si fa la raccolta differenziata dell'alluminio? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Considerate che in alcune città si fa una raccolta multimateriale di alcuni imballaggi, per esempio nella provincia di Trento si fa una raccolta che si chiama appunto imballaggi leggeri, che comprende la plastica, l'alluminio e il polistirolo. Siete a conoscenza di situazioni particolari che riguardano l'alluminio nella vostra città? Io vi racconto questo breve aneddoto. Nell'associazione in cui faccio volontariato di protezione civile abbiamo un collega che raccoglie veramente l'alluminio, le lattine, i contenitori, la carta stagnola, eccetera, eccetera, e nel corso di tutto l'anno. E può sembrare una cosa stupida, però alla fine dell'anno tutto l'alluminio che ha raccolto lo porta dove viene effettuato il recupero del metallo, e riesce a recuperare un pochino di soldi che tornano utili all'associazione per pagare le assicurazioni, per pagare le bollette, per pagare quelle cose, solo semplicemente appunto raccogliendo l'alluminio nel corso dell'anno. Se avete delle storie simili e volete raccontarmi, come ripeto, i commenti sono aperti. Bene, io sono Grizzly, vi ricordo di fare pollice in alto, di condividere questo vlog con gli amici anche su WhatsApp e Telegram, di iscrivervi al canale, anche al canale Telegram. Noi ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti!